Pesaro, Pesaro città, è bellissima, c'è il mare, la collina, c'è tutto. È meravigliosa. Io l'ho scelta per viverci, insomma, abitavo a Milano prima. È una città, insomma, che può andare, no? C'è anche di peggio. A misura d'uomo ti fai la passeggiata in bicicletta, forse l'unica che pecca è che manca qualcosa per i giovani. Ma Pesaro è una cittadina molto bella, con una fantastica qualità della vita, con un mare molto bello, ma a pochi chilometri delle colline molto verdi, con dei meravigliosi casali, con tanta arte, tanta cultura, con una meravigliosa strada panoramica che porta da Pesaro fino a Gabice Monte e Gabice Mare. Sì, molto bella, la panoramica è bella da fare in bicicletta, da fare per chi ce la fa, da fare passeggiando. Passeggiando in bicicletta, tanto a te. Pedalare senza fretta la domenica mattina. Città delle biciclette. Abbiamo la pista ciclabile che ci porta fino a Fano. Dai professionisti ai ragazzi girano sempre in bicicletta. Con la macchina i parcheggi zero, non ci sono. Col motorino in alcuni posti non ci puoi passare, quindi con la bici vai dove vuoi. Ad esempio ho due macchine, però vado in bicicletta perché se vai, se fai il centro, va fino al mare, sono 200-300 metri, dopo non c'è il parcheggio. Quindi, e poi facciamo lavorare le gambe, tutte e tre le gambe, non tutte. Che uglia tre! Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali, quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. Di Pesaro non c'è la metropolitana, c'è la bicipolitana. Bicipolitana? Sono delle piste ciclabili, tutte collegate una all'altra in modo da fare tutto un percorso unico e arrivare qui al mare, arrivare al centro Rossini, alla casa di Rossini e via così. Pesaro è una città tranquilla, è la città di Rossini e quindi è la città della musica. Molti pesaresi assomigliano a Rossini. Come fa Rossini? Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù. Dove vai vogliono Figaro perché è il factotum della città, sa riferire tutte le cose, quello che succede.